Alla Vastese basta un gol sul rigore ad avvio gara realizzato da Vito Leonetti per portare a casa tre punti importanti contro un'Agnonese apparsa poco convinta dei propri mezzi, ma che è rimasta in partita fino al 90esimo, complicando più del dovuto la vita dei padroni di casa. Nei biancorossi la novità è la partenza dal primo della giovane Ferrara, che va a fare l'esterno d'attacco al posto di Fiore, che va in panchina, e di Iarocci, schierato in difesa sulla fascia destra, vista l'emergenza su quella corsia. I molisani arrivano all'Aragona in formazione tipo e con all'attivo sei risultati utili consecutivi. Ad avvio gara un minuto di raccoglimento per Pina Orlando, la giovane donna originaria del centro dell'Alto Molise, scomparsa in settimana a Roma dopo essere annegata nel fiume Tevere. Passiamo alla cronaca. La Vastese parte forte dopo appena due minuti e subito pericolosa. Capellupo entra in area di rigore e viene steso. Per l'arbitro Francesco Deusagno di Faenza non ci sono dubbi. Sul dischetto va Leonetti, che sigla l'1-0 battendo Kuzmanovic. Per lui si tratta dell'11ª rete stagionale. Da rivedere a rallenti il contatto in area molisana e che ha provocato il penalty. Da qui in poi la gara si addormenta con le due squadre che non creano occasioni da gol e si affidano solo a velleitare conclusioni da fuori. Per i molisani è ancora a tentare il tiro, che sfila al lato al minuto 13. La risposta della Vastese è affidata a Palestini, che calcia senza convinzione qualche istante dopo. I molisani ci riprovano al 35esimo con una serpentina di Antonelli. La sua conclusione viene deviata e smorzata in angolo. Si va a riposo sull'1-0 in favore dei biancorossi. Regge il vantaggio firmato Leonetti. Nella ripresa l'Agnonese prova a fare qualcosa, ma senza convinzione. Al 17esimo debutto per l'ultimo arrivato in casa biancorossa, il centrocampista Santerusso, arrivato nel mercato invernale e che entra al posto di Stivaletta. Al 29esimo gli ospiti vanno vicino al gol con un tiro cross sul quale Patania in apprensione smanaccia. Sugli sviluppi dell'azione Page commette un fallo e protesta. L'arbitro tira fuori il rosso, i molisani restano in 10. Al 36esimo Leonetti ci prova su punizione, conclusione debole e centrale, tutto facile per Kuzmanovic. Al 42esimo la Vastese parte in contropiede, il numero 11 tenta un'acrobazia, palla di poco al lato, da rivedere al rallenti il gesto tecnico dell'attaccante. Al 48esimo l'Agnonese tenta l'ultimo assalto, ma sul colpo di testa i molisani non sono fortunati, con la sfera che va alta di pochissimo sopra la traversa. E questa è l'ultima azione della gara, che dopo 4 minuti di recupero termina 1-0 per i biancorossi, che battono nello scontro diretto i molisani e si portano a quota 23 in classifica. Per la formazione di Montani una vittoria che dà ossigeno e morale. Per l'Agnonese arriva uno stop dopo un periodo positivo sotto il profilo dei risultati. Mister Montani, vittoria importante e sofferta contro l'Agnonese. Sì, sofferta, sono molto contento, sono molto felice per i ragazzi, perché oggi hanno dimostrato ancora una volta una capacità importante, cioè quella della sofferenza, perché non era semplice, era una partita molto delicata, era uno scontro diretto. Noi ci portiamo a 23 e lasciamo una squadra dietro importante come l'Agnonese. Far gol subito a volte non è una cosa molto positiva, segnare dopo un paio di minuti mi sembra, perché dopo c'è tutta una partita, e in effetti qualcosina abbiamo un po' pagato in questo senso. Poi i ragazzi sono stati veramente encomiabili, perché hanno avuto la capacità di soffrire fino alla fine, e forse potevamo chiuderla in contropiede più di una volta, in questo dobbiamo migliorare. Scelte obbligate, fuori Capitan Fiore per fare spazio un under. Sì, non avevo alternativa, e quindi in questo momento manca un doppione 2000, la società lo sa, quindi arriverà presto, e quindi l'unica scelta che potevo fare era questa. Mister Foglia Manzillo, gli episodi vi hanno penalizzati, un gol ad avvio di partita, poi l'espulsione nel vostro momento migliore. Sì, gli episodi però è colpa nostra, gli episodi non cascano dal cielo, perché se perdiamo palla in uscita e poi facciamo fallo da rigore, adesso senza, voglio dire, non l'ho rivista l'azione, ma mi è sembrato esserci. Poi domini una partita, quantomeno per il possesso di palla, e anche se non abbiamo creato grandissime occasioni da gol, qualche tiro da fuori, qualche cross, però comunque i presupposti per pareggiarla c'erano. Ho detto ai suoi colleghi, quando è entrato la Minjawo, Formuso, attaccanti importanti, freschi,
contro una difesa che inevitabilmente cominciava ad accusare la stanchezza, potevamo tranquillamente pareggiarla, siamo riusciti a rovinare con quell'espulsione questa e anche le prossime partite. C'è rammarico per come è arrivata questa sconfitta? C'è tanto rammarico che si somma alla gara con l'Isernia, dove nel secondo tempo abbiamo dominato ma non siamo riusciti a fare gol. Domenica scorsa col Monte Giorgio, rigore a 10 minuti alla fine, lo sbagliamo e poi siamo capaci di prendere il gol. Questa è la terza che sinceramente dove potevi vincerla e l'hai persa. Sinceramente fare un punto dove potevi farne anche 9, secondo me, o quantomeno 7, c'è grosso rammarico per questa, per le scorse. E quindi adesso con calma facciamo le nostre valutazioni, perché così si retrocede.